Ciao Nube, benvenuto. Presentati a chi ancora non ti conosce. Ciao ragazzi, io mi chiamo Sebastiano Carrara e in arte Nube. Nube perché amo le nuvole e mi identifico in loro. Mi piace il fatto che possano mutare forma e una nuvola può diventare pioggia, una nuvola è spinta dal vento, quindi fondamentalmente dal caso. E amo il significato che hanno le nuvole. Raccontaci del tuo ultimo singolo Déjà Vu, uscito il 9 luglio per Revaps Dischi. Ma allora, come ogni mio brano, non ha un unico significato, nel senso che mi piace dare tanti significati al brano. Sono sempre una raccolta di immagini. E mi piace molto scrivere per immagini, cercare di portare poi chi sente il pezzo in tanti posti diversi. E dei fun fact sul disco, beh, è stato scritto in pieno lockdown, in una call Zoom con il mio migliore amico che mi ha aiutato col testo e in realtà ci siamo molto divertiti, è venuto tutto molto naturale ed è stato divertente. E come un film di Wes, che è il mio primo singolo, si ispira al cinema. La frase "facciamo i 100 su una cabrio gialla" è ispirata al grande Gatsby di Lurman e niente, sì, mi piace molto prendere ispirazione dal cinema. Anche tu credi che i déjà vu siano una forma di comunicazione che abbiamo con il passato? Bella domanda. Mi ha sempre affascinato in realtà, sì, il déjà vu, perché quando mi capita mi sento tipo un supereroe con poteri mentali, tipo Doctor Strange, perché non so, ti sembra di aver già visto. Cioè, è quel sentimento di già vissuto che crea quel casino nella testa. In realtà è molto divertente, mi piace la confusione che mi crea. Ma è uno stile molto particolare, ci sono degli artisti, non necessariamente in ambito musicale, che sono fonte di ispirazione per il tuo progetto. Beh, sì, sicuramente, grazie. Lana Del Rey, che è in campo musicale, e i 21 Pilots sono i miei dei della musica, perlomeno contemporanea, e mi hanno aiutato molto sia nella creazione della parte visual del progetto che della parte poi musicale in sé. E amo il sentimento che Lana Del Rey riesce sempre a portare di malinconia, di un qualcosa appunto di già vissuto, di una nostalgia, di un ricercare una felicità, ecco. E non musicalmente, beh, probabilmente direi Gucci. Amo le creazioni di Gucci, mi piace molto gli ultimi progetti che ha fatto con, ad esempio, Harry Styles, il focus sul gender fluid, che considero oltre che una bella idea, ma qualcosa di fondamentale, l'abbattere il genere, è una cosa che non ha senso. Saluta la redazione di Perindie Pie alla tua maniera. Ciao ragazzi, ci si vede al concerto.